Allora, è la prima volta che io sto usando la nuova videocamera. Gli diamo un nome? Ti va di dargli un Sì, nome? come la chiamiamo? È piccola. Trovo il nome. Se no chiediamo a loro. Uno glielo diamo noi e uno ce lo danno loro. Come lo possiamo chiamare? Brigitte. Eh? Brigitte. Ma che Brigitte? Vuol dire Brigitte? Boh, non lo so, mo ci pensiamo. Sì, Mi piace. Vabbè. Sono le 3-4 Sì. Sono le 3 e no. Le 3:30. Woody oggi è distrutto. Cioè, l'ho portato solo a fare una camminata, cioè non l'ho portato all'aria cane. Vabbè. Noi stiamo per uscire, che andiamo di nuovo da China, ormai è il terzo giorno consecutivo che andiamo da China, che poi non sono dei cinesi, però vabbè. E dobbiamo andare al Brickman per istituire il tubo, quello della... Capo, K. Allora, al Brickman mi veniva caldaio. dobbiamo restituire questo. Aspetta, aspetta, di far la prova. No! Allora, al Brickman dobbiamo restituire questo. Perché non è la misura giusta. Dobbiamo restituire la pistola rotta, che al primo utilizzo si è rotta, quindi è abbastanza indegna come materiale. Poi dei China abbiamo scoperto ieri vedendo le regole per l'aereo che i liquidi con queste boccettine qua, questi, vanno messi dentro a una pochette trasparente perché bisogna presentarsi ai controlli con la borsetta trasparente fuori. Praticamente sì, ne abbiamo presi tre perché tanto Tra tre, shampoo, poi balsamo. alcune cose già le avevamo, tipo il profumo ce l'ho già comprato Sì, perché online. tanto ci mettiamo shampoo, balsamo, crema solare, il doccia schiuma e basta. Intanto loro due amoreggiano. Bene, mo ti lascio cambiare. Allora, ti No. ho messo la sacca sottovuoto dentro, praticamente gonfio così, però ti sei liberato questo del tutto. Ok, grazie. Comunque, ho appena finito di farmi le unghiette, le ho fatte in questa maniera qua, che hanno un sole, un fiore, non lo so, quello che più piace, non lo so, che l'ho preso dai China, tutti quei set di adesivi. Ci ho messo un po' a farle perché ero indecisa su come farle, poi ricambio idea più, almeno così le ho fatte, così per il viaggio sono a posto, perché domani appunto devono venire due persone e quindi non ho proprio il tempo. Siamo appena usciti da Bricoma, come vedete dietro, nel mentre c'è un mega mostro qua. Comunque abbiamo riconsegnato, nel mentre c'è questo che fa rumore, abbiamo riconsegnato il tubo e la pistola rotta. Il tubo più grande c'era, ma mi manca un raccordo per farlo diventare più lungo di 3 metri. Quindi per ora, visto che il buono scade a novembre, è inutile che andiamo a spendere dei soldi o a prendere cose che poi magari dovremmo restituire di nuovo. Quindi è meglio aspettare, quando torniamo poi dalle ferie facciamo tutto. Ora tappa cinesi. Abbiamo fatto i giri che dovevamo fare. Ora ritorniamo a casa. Siamo venuti per l'ennesima volta dal China. Direi che per ora abbiamo preso tutto. Pericoli. Sì, Molto ma tanto fornito. dovremo poi ritornare per quando dovremo fare i lavori Le per partecipazioni. le partecipazioni, tableau e Tableau. quant'altro. Abbiamo preso questi due beauty qua. 23x13, una roba del genere, per che ci vanno messi i Liquidi, saponi, i liquidi, sapone. quella roba lì. E poi ho preso le pinzette, queste qua, non perché mi devo fare le sopracciglia, ma perché per prendere tipo sugli adesivi degli sticker per le unghie. E abbiamo provato oggi con le sue ditina, è un problema, è un
tempo, e poi ho preso questo portapenne super semplice, che ci metterò i pennelli e così sono un po' più carini, cioè li prendo più facilmente. Volevo prendere anche il porta batuffolini di cotone, quello lì, però strano, non li avevano. Strano perché se no li ho tipo nella busta, quella della, dell'S lunga, un po' così, però vabbè, chi se ne frega. E niente, stiamo a casa, facciamo la pappa e poi un po' di riposo, e domani credo che dobbiamo andare al mercato, se lui si decide. Sì, però direi che sistemiamo i zaini definitivamente. Sì, dobbiamo, esatto, finire di sistemare i zaini definitivamente. Comunque è strano, eh? È strano tutto questo, abituata a quel macchinone. Va bene? Quindi sì, finiamo di sistemare i zaini come si deve, perché domani... Non dobbiamo... Domani non... insomma, domani abbiamo da fare... carabinieri, salve! Abbiamo da... io devo fare le unghie a sua sorella, a quest'altra, ragazza, poi quasi sicuramente andremo a fare la cena fuori. Esatto. E poi venerdì. E poi venerdì si parte. Alzata, Madonna. presto. Che ansia! Cioè, io sono stragitata che io 3 anni fa ne ho presi tutto d'un botto, ho preso 3 aerei tutto d'un botto. Sì, sono passati 4 anni secondo me. 3 o 4 anni sono passati che sono andata in Sud America da mia nonna e mi sono fatta di botto 3 aerei andata e 3 aerei al ritorno. 12 ore di viaggio. Ma che? 24 ore di viaggio? No, andata e ritorno. Sì, andata e ritorno. Andata e ritorno, 24 ore di viaggio sparata. Mai presa un aereo, bam, così. Mo c'ho un'ansia, vi giuro, c'ho sì, una. Lui preso, è tranquillo, io vabbè. Non l'ho mai preso. Ma anch'io non ero così la prima volta. È la curiosità. Sì, ma è un'ora e 40. Lo so, ne sono consapevole, lo so. Mi giuro, c'è un'ansia pazzesca, però sono curiosa. E a che ora mettiamo la sveglia? Praticamente verso le 4:30 mettiamo la sveglia, così. Di mattina. Così salutiamo Woody. Salutiamo Woody e poi dopo... Ciao. Ci accompagnano. Ci accompagnano i miei all'aeroporto e poi niente, poi dopo noi andiamo e loro vanno a casa nostra, che prendono Woody, che Woody sarà con loro per una settimana. Però sì, dai, cioè sembrava così lontano sto momento e manca un giorno che domani sicuramente mi volerà, perché abbiamo tutte queste cose da fare, quindi bene. Sei a posto? Carico? Bene. Amici, allora siamo arrivati a casa dopo aver mangiato, dopo aver portato giù Woody. Sto preparando questa roba qui per il viaggio. Quindi gli sciampi, tutti i liquidi che abbiamo preso, che ci dobbiamo portare. Allora, queste l'ho già igienizzate con l'alcol, l'ho spruzzato prima. Adesso ho messo un treppiede alla macchinetta. Vediamo se... Vi riesco a far vedere qualcosa di quello che faccio io. Allora, se vi metto qui, se qualcosa vedete, dovreste essere stabili. Allora, praticamente, questi, in ogni confezione c'era uno spruzzino, una pompetta e uno normale. Allora, metto in questo spruzzino questa roba qua, che sarebbe la crema solare. Perché chiaramente questo non si può portare. La crema solare l'abbiamo fatta. Ovviamente dopo peserò questi, ma questo è un 100 e chiaramente questo è ben più leggero. Una mia domanda che chiedo, poi magari qualcuno di voi mi sa rispondere, ma come fanno a sapere che questo non è qualcosa di infiammabile o esplosivo, ma è acqua solare? Così, una domanda giusto di rito, perché è trasparente. Tutto pronto, quindi shampoo, balsamo, questi due sono per il doccia schiuma, questo è per la crema solare, questo è olio solare, questo è il deodorante, profumo mio,
dentifricio per le zanzare, quindi siamo a 2, 4, 6, 8, 9, 10, quindi io per dire mi potrei portare questi 10 più lei altre 10, però queste ce le dividiamo perché ci bastano. Poi ci dobbiamo portare lo spazzolino e lei si deve portare un profumo dei suoi, che è uno di questi, che questi va anche già bene perché è 30 ml. E loro chiedono un massimo di 100 ml. Primo zaino fatto, proprio riempito, che sarebbe il suo dell'Alli. Il mio è qui, praticamente terrò molto probabilmente questa parte, questa che vedete, libera per portare a casa qualcosa, qualche ricordino. Qualche cosa ancora ci sta qui perché comunque è un costume, quindi qualche altro vestito, pochetto, cose ci stanno. Poi, dietro di qua, devo mettere il mio computer qui, che è una borsa fatta apposta, una tasca su misura ideale per il computer. E poi ci dovrò mettere l'infradito da portare a casa, perché l'infradito lo comprerò là e andranno qua. Quindi, per ora ci siamo, questo lo appoggio qua e domani finiamo le ultime cose, per mettere gli spazzolini, i trucchi suoi e il resto, però ci siamo. Buongiorno amici, oggi è... tanto sono le 8 del mattino, dobbiamo ancora connettere. È il 5, domani c'è la nostra partenza, quindi oggi è l'ultimo giorno per finire qualche cibo che abbiamo in giro già aperto, che l'abbiamo già fatto stamattina. Dobbiamo andare al mercato a vedere se troviamo le ultime due cose, perché mi piacerebbe un cappellino con la visiera, visto che col sole e tutto preferisco averlo per non prendere un'insolazione e non bruciarmi la testa soprattutto. Quindi un cappellino nero con la visiera, un paio di occhiali da sole, perché i miei l'ho persi e non so che fine hanno fatto, che avevo comprato all'outlet a Verona, no, l'outlet a Verona, sì. A Mantova. Sì, colori di Mantova. Lalli sta lavando i piatti, il piccolo è qui, che sta giocando, e cos'altro? Stiamo buttando la spazzatura e tutto. Qui la postazione sua per oggi se l'è preparata, vi faccio vedere, qua è già pronta. E poi, visto che andiamo via una settimana, i video ne ho già preparati, sì, scusate il casino lì, ma metterò a posto, ne ho già preparati 3 e oggi ne dovrò montare altri 3, così avete video tutta la settimana. Allora, siamo appena rientrati a casa dopo che siamo andati al mercato, ma che delusione, non c'è più niente. Woody! Grazie. Quindi siamo andati dai China, non siamo andati sempre lì, davanti a un altro, perché il mio intento è trovare questo porta cotone, non so, quello lì, ma non lo trovo da nessuna parte. Oddio, l'abbiamo trovato, ma boh, era un po' strano, quelle ventose, insomma, vabbè. Comunque siamo tornati a casa con sti mini spazzolini. Vorrei aprirne uno così vediamo come è fatto, per favore. Tanto 80 centesimi. C'è pure il disegnetto dell'aereo, bellino. Abbiamo preso questa. Perché non mi vengono le parole? Tappetino. Molto intelligente. E l'altro è questo, guardate che bellino. Stupendo. 80 centesimi. Ah, quindi come si fa? Si smonta? Sì. Oddio. A meno che adesso non esplode. Spazzolini lavati, prima si era inchiodato, però sono riuscito a tirarlo via. L'ho limato perché c'erano delle bave di plastica, sì, è roba da poco, quindi fa il suo, basta anche quello. Ha già messo qui i suoi due tappetini, qua. Io adesso finisco di montare i video che mi mancano. Allora, siamo qui che stiamo preparando a mangiare. Siamo giunti alla pappa. Allora, abbiamo preso queste cose all'osso lunga l'altra volta, ve le avevamo già fatte vedere, che sono praticamente queste XXL di Maggi, si chiama la marca. Comunque, sono un botto di noodles o di spaghetti, questi bagagli qui. Sono al pollo. Allora, abbiamo messo acqua e il contenuto delle bustine, come solito. Dopo cuociamo questi, quindi una mangiata veloce, perché dopo abbiamo da fare. Facciamo anche questi tortelloni che sono veramente pochi e a pranzo non riusciremo a mangiare, cioè sarebbero pochi, quindi già che facciamo questo cuociamo anche quelli, non sempre nello stesso brodo, ma abbiamo fatto un'altra pentola. Qui abbiamo apparecchiato con queste tovagliette della Loacker, stiamo guardando le Olimpiadi come sempre, come tutti i giorni praticamente,
ho già montato un altro video, quindi sono già a quota 4, ne devo montare almeno un altro, che lo farò oggi pomeriggio. Amici, allora parlo piano perché è mezzanotte comunque. Siamo appena tornati a casa dall'Old, mentre loro sono tutti qui, adesso vi faccio vedere. Woody è qui, Lally è qua. E è mezzanotte, vi stavo dicendo, siamo andati all'Old a mangiare con i miei colleghi e siamo tornati adesso, abbiamo mangiato una grigliata, dei panini, tutto e di più. Comunque, borse pronte lì. Ora dobbiamo finire le ultime cose da mettervi i beauty e le ultime cose. Qui abbiamo i lucchetti da mettere comunque, che ce li portiamo. E poi ci organizziamo. Allora, dopo andiamo a letto, non so se dormiamo, non so se restiamo svegli. Comunque, mancano praticamente 4 ore prima che ci svegliamo. Quindi vediamo, devo finire le ultime cose. Devo finire di caricare l'ultimo video su YouTube. È già carico, però ci devo scrivere le ultime cose. Devo svuotare l'SD e fare poche cose, spegnerlo, metterlo via nello zaino, quindi ora ci organizziamo e ci vediamo domattina.